Il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida in visita nella giornata di oggi in Abruzzo, nello stabilimento della Coca-Cola di Uricola, presso la cooperativa Covalpa di Celano e al Castello Orsini ad Avezzano, per il convegno di Coldiretti continuiamo a seminare il futuro. Bisogna creare lavoro e in 5 anni l'Abruzzo ha veramente fatto un salto di qualità nell'interlocuzione con le istituzioni, con le imprese, con le industrie, con una capacità di proporre strategie che servono a creare le condizioni per far crescere una regione dal punto di vista economico, dal punto di vista occupazionale, dal punto di vista della promozione della regione stessa. Io come Ministro dell'Agricoltura in più occasioni ho trovato la regione Abruzzo centrale in eventi strategici nel settore del vino. Una delle prime mie iniziative è stato partecipare a Merano, ai confini della nostra Italia, dove lo stand dell'Abruzzo era centrale, era la regione ospite, promuoveva il vino abruzzese, e queste cose sono fondamentali anche in fasi critiche come quella che stiamo attraversando, un'aggressione delle fitopatie come la peronospora, che ha visto rispondere la regione Abruzzo e il governo in grande sintonia per iniziare un percorso che salvaguardi quelle imprese che garantiscono il nostro territorio, perché per anni purtroppo in tutte le sedi, in Europa in particolare, hanno prevalso visioni ideologiche con gente che diceva che l'agricoltura era nemica dell'ambiente, delle follie alle quali purtroppo i governi precedenti non hanno dato la risposta corretta, quella che l'Italia sta dando dal primo giorno dell'insediamento del governo Meloni. Per noi l'agricoltura è centrale, indispensabile, indiscutibile e regge l'intero pianeta, e per quello che ci riguarda regge la nostra economia, il nostro ambiente, e ogni agricoltore dovrà essere da questo punto di vista centrale. Gli agricoltori non devono vivere di sussidi o di solo sostegni, devono vivere del loro lavoro, della loro produzione, che devono poter realizzare senza regole rigide che non corrispondono a sostegni anche per l'innovazione. Dimostrazione di grande attenzione e presenza sul territorio da parte del Ministro e del Governo. Noi siamo anche onorati di presentare al Ministro il lavoro che abbiamo svolto in questi anni. Il Covalpa ha vissuto stagioni difficili, una vendita più volte annunciata e mai effettuata. È stata la nostra amministrazione ad aver invece concluso le procedure di vendita e abbiamo potuto venderlo agli operatori del territorio e non in un'asta fumosa mai effettuata fino in fondo, con valutazioni esagerate che avevano allontanato e rischiavano anzi di espropriare i produttori del territorio di questo impianto che avevano invece fatto crescere, nel quale avevano realizzato anche tutte le infrastrutture, le linee produttive. Oggi questo è un impianto di eccellenza che ha rafforzato i produttori del Fucino, i produttori agricoli del territorio abruzzese hanno patrimonializzato la loro società, la loro azienda, e possono quindi affrontare i mercati con maggiore forza e con maggiori anche risultati economici.